La scelta della Fondazione Sacchetti di commissionare ad importanti artisti contemporanei è originale e poco frequente. L'obiettivo è che queste opere siano fruibili da tutti, in modo da creare un rapporto diretto tra committente e artista, città e collettività. Nel 2007 fu chiesta a Yannis Kounellis, maestro dell'arte povera, un'opera per la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Ne nacque così Sipario. L'opera di Kounellis si apre sull'orto monastico di Santa Croce in Gerusalemme, un luogo segreto inglobato nelle mura aureliane che è stato trasformato attraverso Sipario in un luogo proiettato verso la città. Sipario è una soglia che collega il tempo del mondo all'esterno con il tempo di Dio che si vive all'interno. Diciamo che si trattava di un orto concluso e questo piaceva molto a Gianni. Infatti da lì nasce l'idea centrale di questo lavoro, quello di svelare leggermente, un po' come in teatro, l'ingresso di questo orto. L'effetto, quando l'abbiamo visto alzato, aveva una sua magia, veramente. Gianni ha detto che voleva realizzare il profilo della porta e poi ha chiesto dei tondini di ferro abbastanza spessi e ha chiesto che ne fossero preparati molti, in grande quantità, sagomandoli con delle forme casuali. Noi avevamo nel frattempo richiesto ad un amico a Venezia queste pietre di vetro. Quando fanno la lavorazione del vetro a Murano, sono gli scarti di lavorazione. Kounellis ha interpretato l'arte con sguardo radicale, unendo simboli e archetipi a materiali industriali di uso comune, in opere che viaggiano tra la cultura e la storia. Questo è uno dei più importanti tra i suoi ultimi lavori. Un uomo affascinante, sembrava un uomo molto mite, non si dava un filo d'arie, un coraggio da leoni, perché mettere quella porta, che poi questa macchetta qua, alle mura aureliane non è da poco.